Cioè, il grado di sensibilità e di stupidità sono simili. La cosa peggiore è quando guardo a che la durata, a cui, la durata del film e a quanto sono arrivato io. Solo 20 minuti. Dio deve odiarmi. Infatti, oltre a soffermarmi ai dialoghi della sensibilità dei cavolfiori, perché non parlare del gigantesco e mastodontico dito medio che viene presentato ai milioni e miliardi di lettori di storie vampiresche tramite una semplice domanda della ragazza? Ma tu, come fai a stare alla luce del sole? Edward effettivamente le mostra il perché. E nella mia mente provo a immaginarmi l'espressione di migliaia di spettatori che aspettavano proprio il momento in cui Edward entrasse alla luce del sole e si devastasse completamente, si distruggesse, evitando altri inutili minuti a vedere questa grandissima puttanata. Ma no, perché Cullen inizia a sberluccicare come un cazzo di diamante. Guardarmi, sono un mostro! Non è abbastanza forte. No, caro, non sei un mostro. Sei un cazzo di emo o un cazzo di glam metaller. Anche i Kiss ti avrebbero sputato in faccia. E la storia comunque prosegue con la pallosissima storia d'amore tra il comodino e il carciofolesso, che si svilupperà col magico incontro della famiglia di lei con la giovane ragazza, la quale, per farla sentire a suo agio, organizza una partita di baseball. Cosa potrebbe andare storto? Ovviamente i cattivi che devono ravvivare gli ultimi 10 minuti di film. Tra i quali troviamo anche il carissimo Cam Gigadent. Allora, questo nome non vi dirà assolutamente niente, ma mi basta dire che lui ha interpretato il fratello di Ryan in O.C. e ha partecipato anche a Never Back Down, e sapendo comunque il grande flop che è stato questo film, probabilmente la rabbia lo ha spinto a trasformarsi in un vampiro e andare in giro a pestare ogni singolo sfigato che gli capitasse a tiro, emo compresi. E guarda un po', incontra Cullen. Vabbè, dato che dopo aver visto quella grandissima figa della Catherine Stewart non si dà pace, la cara famiglia Brady decide di nasconderla e di trasferire quindi la ragazza in una località molto, diciamo, irraggiungibile per questo segugio. Ma prima di andarsene, ovviamente ci lasciano il carissimo siparietto alla 3 metri sopra il cielo. Lo sto facendo perché tu oramai sei tutta la mia vita ora. Ma il malefico Cam attua un piano malvagissimo per poter incastrare la giovane bella e aprirsela come una mela. La attira nella sua scuola di ballo e lei, per salvare Cullen. E lei, immaginando il pericolo che possa affrontare questa mezza sega di un emo che il quale è Edward contro il segugio, decide di farsi ingannare. Strano, eh? Pensando che lo psicopatico torturatore e stupratore di vergini possa mantenere la parola. E guarda un po'. Non la mantiene. Beh, questo film si sviluppa proprio in originalità, devo dire. Cioè, almeno però non sono caduti nel classico cliché in cui arriva alla fine Edward a cavallo di un cavallo bianco a salvare la situazione. Ok, forse è meglio che stia zitto. Beh, almeno non siamo arrivati alla frutta, non siamo arrivati alla classica scena in cui lei si ferisce e sta per morire, cioè sta per morire e arriva lui che la salva in corner.
Non è abbastanza neanche così. Vabbè, arriviamo alla fine prima di ammazzarci. Allora, la Cam viene ammazzato. Loro vanno al ballo. Edward rimane un razzista nei confronti degli indiani. La donna di Cam medita vendetta. Il padre di Bella decide di comprarsi un furgoncino dei gelati. Brooke si mette e corrige. Tutti quelli della fratellanza Delta si diplomano con Bruto che balla in toga. Toga! 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 Conclusione? Questo film è terribile, fa schifo. Infatti è terribile perché è inguardabile perché è stupido perché è terribile. Beh, almeno oramai sappiamo che la possibilità di una rappresentazione cinematografica di Twilight è morta. E il futuro mi sembra molto più radioso di quanto si possa immaginare. Bene, ora prima di rendermi conto che è uscito New Moon in DVD, e quindi di spararmi ai testicoli, vi auguro una buona giornata e ci risentiremo alla prossima. Ah, le palle!